Per valorizzare il piatto principale della sua provincia, Vicenza, è stata creata addirittura una confraternita, la confraternita del baccalà alla Vicentina. Siamo a Sandrigo, qua è la trattoria da Palmerino. Dal 1947 siamo alla trattoria da Palmerino Sandrigo, quarta generazione, famiglia Chemello. Qua abbiamo il papà, ma c'è anche il figlio che lavora, tutti e due diplomati all'alberghiero. Sì, tutti e due diplomati alberghiero, anzi mio figlio ha voluto superarmi, si è laureato anche all'università in scienza dell'alimentazione, quindi altra soddisfazione per la famiglia. Questo è un locale tipico dove si mangia lo stoccafisso, ma intanto iniziamo dalla partenza. La differenza fra stoccafisso e baccalà? Sì, il pesce è il merluzzo pescato nelle acque fredde del mare del nord, nelle isole Offotte. Noi qui a Sandrigo usiamo esclusivamente il pesce pescato a rosta, siamo anche gemellati. Il merluzzo viene pescato da metà gennaio fino a fine aprile. E il pesce più bello viene appeso in queste rastrelliere e dopo circa 4 mesi diventa lo stoccafisso che abbiamo qui davanti. Altro merluzzo, altra conservazione, è quello messo sotto sale. Lì viene disteso il merluzzo aperto, ricoperto di sale e conservato così nel sale. E quello è il baccalà. Ora parliamo del baccalà alla Vicentina, qua ne abbiamo alcuni esempi. La preparazione del piatto principale. Baccalà alla Vicentina non è un piatto assolutamente complicato, è solo leggermente laborioso. Lo stoccafisso, allora parliamo dello stoccafisso per non cercare per gli altri di non fare un po' confusione, lo stoccafisso arriva in Italia così duro e essiccato. Noi in Veneto prima lo battiamo per cercare di sfibrarlo, quindi quando diventa morbido, malleabile, lo mettiamo per due giorni e mezzo in acqua corrente, esclusivamente in acqua corrente, senza aggiunta di alcun tipo di chimica. Quindi poi diventa e lì riacquista l'acqua persa in Norvegia e lì inizia la preparazione. Deve essere assolutamente pulito da tutte le sue lischie e poi viene cotto in una padella con del fondo di cipolla, un po' di sarda, va bene anche l'acciuga ma è meglio la sarda, uno spicchio d'aglio a chi piace, un po' di formaggio grana, un po' di prezzemolo, sale e pepe quanto basta e poi viene coperto di latte. Attenzione a non esagerare col latte, altrimenti rischiamo di rovinare la ricetta. Mettiamo anche un po' di farina, un po' di farina bianca per legare il tutto. L'olio, naturalmente, olio extravergine. Noi usiamo quello del Garda perché è un po' più leggero. Non deve essere un olio extravergine troppo consistente, troppo forte, altrimenti rischia di sovrappormi al gusto dello stoccafisso. Altra cosa importante, la cottura deve essere fatta a fuoco bassissimo per circa 3 ore, 3 ore e mezza, a seconda della qualità dello stoccafisso. L'ultima cosa, raccomando gli amici chef, ma anche le signore a casa che si dilettano a cucinare lo stoccafisso, di non risparmiare sulla prima qualità. Non comprare lo stoccafisso di bassa qualità, ne va della ricetta.